Amici del gruppo Peroni Race, della Lotus Capitale, di MS Motor TV, benvenuti a Varano de Melegari. Siamo qui insieme a Stefano D'Aste per gara 2 della Lotus Capitalia. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Beatrice, tutto bene? Tutto bene, siamo carichi per questa seconda gara. Ieri abbiamo visto vincere Sergio Galbusera, che adesso troveremo grazie al format della griglia invertita in quarta fila, mentre lì in pole ci sarà Stefano Bagnariol. E infatti sì, perché come hai detto giusto, vengono invertite le prime 8 posizioni delle prove ufficiali, e quindi Galbusera, che aveva fatto la pole position, oltretutto autore di una gara magistrale proprio di ieri, quindi partirà dall'ottava posizione, e Stefano si trova in pole position. Infatti era anche un po' diciamo emozionato, ecco. Però comunque non è la prima volta che gli capita di partire in pole position, quindi... Esatto, Stefano Bagnariol, che è stato raggiunto dalla sorella Francesca, questa volta in veste di ospite, non di protagonista pilota in pista. Eh sì, infatti Francesca questo fine settimana ha deciso di fare da supporter, anzi detto la vediamo fatto, adesso. Fatto, eccola. Laura, a te con Francesca. Senta niente. Ecco, infatti l'ho trovata, ho detto aspetta subito qua Francesca in veste di supporto, e stava strappando adesivi dal vetro. Sì, io oggi sono qua per tifare fratello, non corro e farò tutto il tifo che posso per lui, dai. Riuscirà a stare davanti? Io spero di sì, è bravo a partire, incrociamo le dita e vediamo come va. Fa veramente caldo, bisogna più che altro sopravvivere a quello. Dici, proviamo Stefano? Ciao, tutto bene? Tutto bene. Un po' caldato, ma a posto, dai. Sarà dura stare davanti? Secondo me sì, perché dietro c'ho dei mastini, ti dico la verità. Tu guarda avanti e via. Io guardo sempre davanti, sì, quello sì. Ma che lupo, andiamo al volo a sentire invece cosa ci racconta il nostro Radix, che parte in seconda posizione. Sicuramente non si farà sfuggire questa occasione di prendere punti, visto insomma che la prima gara non è andata così bene. E speriamo nella seconda, non è la mia pista preferita, però dai, speriamo nel podio. Ce la metto tutta, vediamo un po' cosa succede. Io faccio tutto quello che posso, però la pista proprio non mi piace. Però dai, sono qua davanti, spero di rimanerci. Ecco, grazie Fabio. Fabio ci ha ben detto, la pista non mi piace, voglio quelle veloci dove posso scannare, immagino, giusto? Che fosse quello il senso, Bea e Stefano? Beh sì, anche magari quelle più lunghe e molto meno strette. Beh, probabilmente sì, diciamo che a lui probabilmente non piace, anche perché ha saltato i turni di prove libere, quindi non è riuscito a prendere molta confidenza con questa pista, dove poi non ha praticamente mai girato, quindi... Esatto, l'inesperienza su questo tracciato è sicuramente un fattore che va a pesare sulla sì. distanza. E poi è una pista in cui non è facilissimo prendere il ritmo, e quindi finché uno non la digeri, non la metabolizza, sì, è una pista fastidiosa. Però poi in realtà invece, pur essendo una pista piccolina, però è una pista veramente divertente, bella. Poi ha la variante veloce, è bellissima, anche la X è una curva molto bella, il ferro di cavallo, no? A me piace molto come pista. È chiaro che bisogna girarci un po' per riuscire a prendere la giusta confidenza. Esatto, poi in questa gara, poi forse memory di quello che è accaduto nella gara precedente, avranno forse un po' più di confidenza in generale i piloti. Sì, 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 certamente. Infatti adesso comunque Radix un po' di chilometri li ha fatti, e quindi secondo me può iniziare. Poi, avendoci dormito una notte sopra, comunque secondo me oggi potrebbe trovarsi sicuramente meglio. Chiaro che secondo me oggi fa più caldo di ieri, e questo sicuramente non è... fa più caldo per tutti, però comunque non è una cosa piacevole. No, assolutamente. Intanto occhi puntati anche sulla lotta per il campionato, con Giacomo Giubergia e Daniel Grimaldi, che partono rispettivamente settimo e sesto. E infatti anche Daniel ieri stava facendo una bella gara, però poi è arrivato alla X un po' tanto al limite, era in rimonta, e lì passando in transitorio sopra al filler dell'olio che era stato perso dalle vetture storiche, e lui è arrivato lì molto, molto al limite, già di traverso, e come ha toccato la parte diciamo con meno grip, perché dove c'era l'olio, il filler, gli è partito in testa coda, e lì quindi poi è finito dietro e ha iniziato comunque una grandissima rimonta, si è ritornato su, però è chiaro che non è riuscito a fare probabilmente la gara che sarebbe
riuscito a fare se fosse rimasto lì. Sicuramente tanta voglia di riscatto per Daniel Grimaldi, ma direi che ci siamo. Siamo pronti per goderci l'avvio di questa seconda manche. Li vediamo schierati rapidamente. Stefano Bagnariolo e Fabio Radice saranno i protagonisti della prima fila per questi 20 minuti. Siamo quasi pronti, gli ultimi istanti. Attenzione anche a Vito Uzzieri e Johannes Zelger in seconda fila. E dunque bandiera verde, siamo pronti per l'inizio di questa seconda manche qui a Varano de Melegari. E sui motori vediamo Stefano Bagnariol che riesce comunque a partire molto bene davanti a Fabio Radice. Molto bene direi per il pilota milanese. Ah sì, che super partenzona che ha fatto, è riuscito a staccare davvero... appena si è spento il rosso, oltretutto ha avuto un rilascio della frizione veramente efficace. Adesso però vediamo qua Radix, qui è stato un po' troppo buono forse a lasciare la porta così tanto aperta sul Radix che l'ha passata, e si trova adesso con alle spalle Vituzzieri, che è un altro che è in staccata, è sempre molto forte. Vediamo se Vito riuscirà a passarlo. Intanto Radix inizia a prendere qualche metro. Sta cercando di massimizzare questo vantaggio con Stefano Bagnariol, che sta facendo letteralmente da tappo in questo momento. Sì, intanto c'è Daniel Grimaldi che è già lì alle spalle di Vituzzieri, anzi affiancato in questo momento per arrivare alla X. Vediamo Vito che tira lo staccatone, entra davanti Vito. Mamma mia, intanto Daniel Grimaldi che cerca di farsi sotto, vede anche lui questa opportunità ghiotta di cercare di recuperare, mentre Fabio Radice di fatto sta fuggendo. Infatti Radice sta fuggendo e Galbusero lo vedo un po' attardato. Qua c'è Grimaldi che non ce la fa più a star dietro a Vito, e probabilmente Vito anche cerca di passare Bagnariol, però eccoli attaccati. Vediamo se qua in fondo al dritto riuscirà a tirare la staccata. Sì, e non brillante neanche lo spunto di Giubergia, che in questo momento si trova alle spalle di Grimaldi. Attenzione! Sì, mamma mia, qua escono in quattro affiancati, voglio vedere adesso cosa succede qui in fondo. Sì, li vediamo aprirsi a ventaglio letteralmente, attenzione, dovrebbe essere davanti Grimaldi, alle spalle Giubergia. Sì, ma ci deve essere stato un contatto, sì, qualcosa del genere, perché Vito e Bagnariol sono finiti dietro, addirittura anche dietro a Zelger e Abbati, e infatti sono davanti Grimaldi e Giubergia, che adesso inizieranno a imporre un ritmo davvero incredibile per riuscire ad andare a riprendere. Intanto un'uscita di Corrado Formigli. Comunque eccoli qua inquadrati Grimaldi e Giubergia, che adesso dovranno fare in questo momento gioco di squadra per andare a riprendere Radice. Sì, assolutamente, Fabio Radice che stava iniziando a dettare il ritmo, ma vediamo anche che Giubergia è caldissimo, che sta cercando appunto di studiare le traiettorie di Daniel Grimaldi. Molto presto vedremo un corpo a corpo tra i due litiganti al titolo, e intanto li vediamo transitare sul rettilineo principale con Daniel Grimaldi che rimane davanti, ma Giubergia sicuramente non ci starà. Non ci starà, anche se comunque io in una fase come questa lascerei Daniel tranquillo per riuscire a fargli fare un buon ritmo per recuperare e richiudere il gap con Radice, perché in un caso così iniziare a battagliare sarebbe veramente il modo ideale per riuscire a far mantenere il gap, se non addirittura guadagnare a Radice, che in questo momento sta girando con degli ottimi tempi, anche se proprio Giubergia e Grimaldi hanno appena fatto il record nel primo settore, guadagnando ben 8 decimi solo nel primo settore, e quindi Grimaldi adesso sono a 3 secondi e 2 di distacco da Radice. Vediamo nella prossima tornata quanto riusciranno a girare, però sembra che si stiano avvicinando davvero velocemente. Guarda, 17,4 nel secondo settore, altri 3 decimi guadagnati. Sì, assolutamente, Giacomo Giubergia e Daniel Grimaldi stanno iniziando a recuperare consistentemente su Fabio Radice. Quando mancano 16 minuti alla conclusione vedremo quanto resisterà Fabio Radice, che già vediamo aver perso notevolmente terreno rispetto a un arrembante Daniel Grimaldi che si porta alle proprie spalle Giacomo Giubergia, che vediamo segnare il record nel primo e nel secondo settore, mentre Daniel Grimaldi fa la differenza nel settore conclusivo.
arrivo. Alle loro spalle Johannes Zelger, che comunque sta mantenendo un ottimo passo davanti a Massimo Abbati, a seguire Vitozieri, Galbusera, Bagnariol e a chiudere Corrado Formigli. Infatti gran battaglia anche proprio tra Abbati e Zelger, che se ne stanno suonando di santa ragione. Intanto vediamo Grimaldi che nel diffusore posteriore di Radice hanno chiuso il gap con un 1-13-2, 1-13-2. Entrambi hanno fatto, Giubergio ha fatto il giro veloce della gara e sono lì attaccati. Sì, ormai è francobollato, vedremo il Radix se riuscirà a proteggere interno ed esterno, perché ci sta provando da tutte e due le parti Daniel Grimaldi, e lo vediamo che adesso è veramente incollato. Francobollato e franco affiancato anche, direi, perché sono veramente veramente vicini. E vediamo adesso, è uscito un po' più forte però Radice dall'ultima curva che mette sul dritto, e vediamo che Daniel inizia ad andare a proteggere un po' la linea, probabilmente sospettava una staccata di Giubergia. Sì, deve guardarsi anche alle spalle, non deve solamente guardare avanti, quindi questo terzetto di testa ci regalerà non poche emozioni e anche soddisfazioni, perché è davvero un piacere vederli sempre lì attaccati a darsi sportellate, ma sempre nel limite, sempre con correttezza. Eh sì, è uscito molto forte adesso qui dalla parabolica Daniel Grimaldi, vediamo se tenterà attacco, no, non tenta l'attacco. Comunque sono arrivati su molto forte, mi dava l'idea che Daniel riuscisse a passare subito il Radix, invece il Radix sta resistendo, infatti ha girato anche un po' più forte il giro precedente, 14-9, aveva fatto un 15,5 il giro prima, e quindi diciamo che ha riniziato a tirare abbastanza. Sì, tra l'altro insomma adesso Daniel Grimaldi ci sta riprovando, lo sta mettendo sotto pressione, cercando magari di indurlo a qualche errore, e intanto si accoda anche Giubergia. Sì, c'è anche Giubergia lì veramente impaziente, che si è tentato di affiancare Daniel al ferro di cavallo. Vediamoli adesso, uscito larghissimo Radice, sono quasi affiancati, vediamo se sul rettilineo sì, tira la staccata e passa. Di Grimaldi va a prendere la testa della corsa quando mancano 13 minuti e mezzo, e nel frattempo Giubergia si avvicina notevolmente a Radice, che in questa fase si trova a doversi difendere intanto all'interno proprio mamma mia. Parabolica grande, ci prova, sì. E conquista la seconda posizione, quindi Fabio Radice perde due posizioni nell'arco di poche curve purtroppo. Sì, non ci stava Giubergia, che non vuole fare scappare Daniel Grimaldi, infatti l'unico modo in cui poteva riuscire a rimanergli dietro era di attaccare subito Radice. L'ha fatto con una grandissima staccata lì alla parabolica, l'abbiamo visto prima, davvero un bel sorpasso. Intanto anche Abbati ha... mamma mia Radice. Che lungo Fabio Radice, che va quindi a perdere terreno a causa di un errore che gli sta costando caro. Questo permetterà dunque ad Abbati di avvicinarsi, anche se ancora non era comparso nel frame, quindi grazie al gap che comunque erano riusciti a mantenere i primi tre, Abbati non si sta subito avvicinando a causa di questo errore di Radice. Infatti, lì Radice ha rischiato veramente tanto, perché comunque la S si fa davvero forte, si esce di quarta piena e quindi una grandissima velocità, però è stato bravo a riuscire a controllarla e a rientrare in pista senza perdere più di tanto. Comunque abbiamo visto che si è avvicinato parecchio Massimo Abbati nell'ultimo giro, infatti lo vediamo là dietro, non distantissimo. Ricordiamo che già Massimo in gara 1 aveva fatto il podio con un bellissimo terzo posto, e infatti appena si è riuscito a liberare di Zelger ha preso subito un buon ritmo. Esatto, un ottimo momentum per quanto riguarda Abbati in questa fase del campionato. Intanto avevamo visto giro veloce da parte di Daniel Grimaldi al termine della sesta tornata, che sembra aver messo qualcosina in più rispetto tra sé e Giacomo Giubergia, 7 decimi tra i due, mentre Fabio Radice è molto più distanziato, 2 secondi e 2. Massimo Abbati invece si avvicina leggermente. Sì, sembra molto molto efficace Daniel nella parte della S veloce, e Giubergia nella parte lenta è un po' più, probabilmente riesce a, forzando un po' meno la macchina, riesce a essere più redditizio. Daniel invece nella S guadagna
qualcosina, diciamo. Sì, sicuramente una vittoria che vuole a tutti i costi, che sta cercando per raddrizzare un momento per quanto riguarda la sua stagione che non è perfetto. Parliamo di Daniel Grimaldi, naturalmente. Sì, ieri ha sprecato un ottimo risultato perché comunque se la poteva giocare benissimo, invece lì purtroppo, come dicevamo prima, la X in quel punto in cui la pista purtroppo era più scivolosa perché c'era appunto l'olio, però ha esagerato un po' e gli è partita. Cose è che un giovane arrembante, sì. Ricordiamo quanti anni, 21? Sì, 21, 20. 20 anni. Intanto è proprio Massimo Abbati che negli scarichi di Fabio Radice gli è arrivato veramente attaccato, sono veramente attaccati a 6 decimi di distacco. Sì, esatto, quindi gara in difesa a tutti gli effetti in questo momento per Radice, mentre Giacomo Giubergia nel primo settore si fa vedere girando 2 decimi più rapido di Daniel Grimaldi, quindi stanno iniziando a rispondersi intertempo dopo intertempo, sarà molto interessante vedere la fase finale. Sì, e intanto un po' strana la prestazione di Sergio Galbusera che rispetto a ieri sta girando veramente con dei tempi, mi ha smentito perché adesso proprio adesso ha fatto segnare un 13-6, sì, però è rimasto un po' tardato, probabilmente ha avuto qualche problema nella bagarre di prima. Eccolo qua, lo vediamo proprio adesso tentare una staccata su Johannes Zelger, sono affiancati all'uscita, mamma mia che traverso di Galbusera, lo vediamo là in fondo. E intanto attenzione anche alla bagarre tra Radice e Abbati ormai ha preso a tutti gli effetti Radice. Sì, Abbati ha preso Radice, tra l'altro c'è arrembante appunto Sergio Galbusera lì dietro e quindi Abbati dovrà cercare di liberarsi più velocemente possibile di Radice che in questo momento sembra leggermente più lento di lui perché altrimenti dietro arriva Galbusera e potrebbe finire lui poi sul podio, visto poi comunque la prestazione di ieri e di tutto il weekend che è andato fortissimo. Sì, Massimo Abbati sta letteralmente vedendo il podio molto molto da vicino ed è fantastica questa gara, abbiamo dei duelli, 3 duelli separati fra di loro, però è bellissimo vederli così accesi in questa fase di gara. Qui vediamo Fabio Radice che sta cercando di recuperare un pochino e aprire un pochino di più il gap rispetto a Massimo Abbati, mentre tra Daniel Grimaldi e Giacomo Giubergia ci sono 455 millesimi. Sì, sono sempre lì attaccatissimi, 13.4, 13.5, girano a un decimo, mezzo decimo di distanza il duo di testa e comunque anche quelli dietro non stanno andando piano. Diciamo che di quelli dietro il più veloce in questo momento è proprio Sergio Galbusera, che lo vediamo adesso si sta avvicinando a Massimo Abbati che è di nuovo attaccatissimo a... E intanto qua Giubergia, mamma mia, la staccata della X, Giubergia tenta addirittura all'esterno, vediamo se tenta l'incrocio. E ci ha provato fino alla fine, però Daniel Grimaldi mantiene la posizione, rimane lì davanti, però l'abbiamo visto provare veramente in un punto impossibile, sta un po' impazzendo Giubergia lì alle spalle di Grimaldi, intanto un'escursione piuttosto pesante va a portare in pista un bel po' di sporco, anche un po' di ghiaia. Sì, l'escursione di Corrado Formigli lì all'uscita della S. Intanto sì, diciamo che Giubergia mi sembra che in questa fase abbia qualcosa di più rispetto a Daniel Grimaldi, che probabilmente essendo un po' più aggressivo a livello di guida, chiaramente giro dopo giro può trovarsi con una prestazione di vettura inferiore dato il deterioramento più precoce dei pneumatici. Quindi, oh mamma mia, anche lì era proprio affiancato Giubergia, sì. Lo vediamo adesso, mamma mia, l'ingresso della S veloce, vediamo qua sono entrati. È andato aggressivissimo sui cordoli Daniel Grimaldi che prova a proteggere, ma Giacomo Giubergia non ci sta, ancora una volta ci sta provando all'esterno, sta studiando benissimo le traiettorie del giovane avversario milanese. Ecco, sì, li vediamo proprio diversificare completamente le traiettorie. Giacomo Giubergia sta cercando di preparare l'attacco perfetto. Sì, Giubergia lo vedo veramente pulito, con una macchina che sembra molto a posto, invece Daniel mi sembra un po' più in crisi, probabilmente gli sono salite parecchio le pressioni delle gomme e questo chiaramente gli rende la vita veramente difficile.
Sì, 6 minuti e 12 secondi alla conclusione di questa accesissima seconda manche della Lotus Capitalia, dove la lotta per il podio, per il terzo gradino del podio, si è nel frattempo trasformata in un terzetto guidato da Fabio Radice, segue Massimo Abbati e Sergio Galbusera, che ha risposto anche alle provocazioni qui al commento del nostro Stefano D'Aste, si è rifatto sotto. Sì, è tornato sotto, adesso si trova lì in scia. Tra l'altro un'altra cosa che bisogna considerare, che non va trascurata, proprio che qui a Varano, date le velocità, stare tanti in scia non fa bene, e Massimo Abbati è in scia di Radice da veramente tanto tempo e questo potrebbe creare qualche problema di surriscaldamento sia del compressore volumetrico che dei freni. E quindi tanto veniamo qua a Giubergia, veramente attaccatissimo a Daniel Grimaldi, mamma mia che tensione. Sì, tantissima tensione anche nella lotta per il podio che stiamo vedendo, ora è veramente di nuovo vicino come nella tornata precedente, sempre in questo punto, però Daniel Grimaldi con questa guida anche un po' più nervosa e probabilmente anche più in difficoltà sta però dando tutto e sta facendo ancora una volta la differenza, nonostante comunque nel primo settore Giacomo Giubergia sia stato 2 decimi più veloce. Sì, Giacomo sta mantenendo comunque una guida molto pulita e sta chiaramente chiedendo molto meno i pneumatici, mentre Daniel lo vedo abbastanza arrembante, mi sembra abbastanza in crisi. Come ed ho detto ecco già che prima... tenta l'attacco Sergio Galbusera su Massimo Abbati, Abbati che dicevamo prima potrebbe trovarsi in difficoltà, nuoce il fatto di stare a lungo in scia a un altro pilota proprio qui a Varano. Intanto un altro attacco di Giubergia che ci riprova, ma Daniel Grimaldi resiste strenuamente in testa. Sì, non ci sta proprio Daniel Grimaldi, sta cercando di tirare fuori tutto quello che ha e li vediamo adesso qua. Ecco, questo sarebbe un ottimo punto di sorpasso, però chiaramente Grimaldi è veloce, anche se non è più efficace come era efficace all'inizio, invece, infatti lo vediamo molto attaccato. Intanto un altro polverone là dietro che probabilmente mi fa pensare che fosse ancora Corrado Formigli. Sì, potrebbe trattarsi proprio di Corrado Formigli con il numero da corsa 20. Nel frattempo stanno scadendo i minuti, 3 minuti e 50 ancora di gara, ancora poche opportunità per quanto riguarda Giacomo Giubergia di tornare ad avvicinarsi e a tentare un altro attacco su Daniel Grimaldi, che in questo momento si trova 7 decimi davanti. Intanto è molto accesa anche la lotta per il terzo gradino del podio con Galbusera e Abbati ora è molto molto vicino al Radix, sta per sferrare un altro attacco. Sì, quando un pilota riesce a resistere e stare così tanto dietro è perché ha qualcosina in più. Il fatto che probabilmente Abbati non riesce a trovare il modo per riuscire a sferrare l'attacco su Radice, ma li ho visti là affiancati, alla parabolica affiancati. Adesso però abbiamo perso le immagini. Comunque intanto siamo lì davanti sempre a vedere Daniel Grimaldi che sta cercando disperatamente di mantenere la leadership. Infatti è passato Galbusera intanto proprio su Massimo Abbati, vediamo se adesso Galbusera riuscirà a sorpassare anche il Radix. Sì, in questo momento dobbiamo ancora attendere l'aggiornamento del live timing, ma occhi puntati lì davanti, adesso stanno percorrendo l'ultima variante, ora sono in pieno, si lancia l'inseguimento di Daniel Grimaldi, Giacomo Giubergia, e ci sta provando. Vediamo anche l'arrivo del terzetto per il terzo gradino del podio, guidato sempre da Fabio Radice con Sergio Galbusera, che ora è davanti a Massimo Abbati. Galbusera in fondo alla variante, ha tentato di tirare una staccata, spero non sia polvere quella che ho visto in lontananza. Intanto sì, mamma mia Grimaldi che sta provando, le sta provando tutte. Anche qui Abbati all'esterno di Radice che ma non riesce a passarlo, no. Ma e comunque mi sembrano attardatissimi rispetto a prima. Anche un po' di sporco, no, la regia passa non Abbati. Sa dove scegliere. Aiuto. Attenzione, Radice che perde quindi la terza posizione. Abbati ora conquista la terza posizione con Galbusera che perde, finisce in fondo a questo piccolo trenino. Quindi
Veramente sono fasi tesissime e concitatissime di questa gara, con Giubergia che sta entrando quasi nell'ultimo minuto di gara per cercare di avere la meglio su Grimaldi. Eh sì, diciamo che questo si manca un minuto e 14, quindi è il penultimo giro, il prossimo sarà l'ultimo giro. E intanto Abbati è riuscito molto intelligentemente a guadagnarsi la terza posizione. Lì c'era veramente stata una bagarre incredibile, perché avevano perso veramente tanto, probabilmente sono entrati in tre affiancati alla parabolica, e poi è stato Massimo Abbati che sveltissimo è riuscito a liberarsi di entrambi. Sì, Massimo Abbati che ne aveva di più, lo vedevamo, stava studiando Fabio Radice da tempi immemori, da un numero imprecisato di giri. Nel frattempo Daniel Grimaldi sta percorrendo le ultime curve con Giacomo Giubergia che continua a inseguirlo, è molto al limite. Daniel, è molto al limite, e siamo a 22 secondi dalla fine, però per una manciata di secondi abbiamo ancora un altro giro. Sì, per una manciata di secondi mi sa proprio che avremo un altro giro, e infatti sì, mancano 9 secondi e quindi avremo un altro giro. Bene, ultimo giro, tutto da gustare, daranno tutto, darà tutto anche Massimo Abbati per cercare di allungare ulteriormente su Fabio Radice, che nel frattempo è nel mirino di Sergio Galbusera. Vedremo se il vincitore di gara 1 qui a Varano tenterà un altro attacco su Fabio Radice, questo terzetto che di fatto è diventato un duello tra Radice e Galbusera, perché Massimo Abbati ha preso il largo sui due. Massimo Abbati sì, ha preso veramente il largo e ha dimostrato di essere veramente efficace, perché comunque sta girando come il duetto. Attenzione, Giubergia ci ha riprovato, ma Daniel Grimaldi ha fatto un po' la saracinesca. Sì, lì diciamo impropriamente questo soprannome. Sì, non c'è proprio stato adesso, mamma mia, che è uscita proprio al limite dalla variante. Vediamo qui alla X, lo tiene largo, non ce la fa, e vediamo se tenta l'incrocio o no, ma qui sarebbe veramente complicato riuscire a passarlo. Vediamo. Sì, no, sono ormai sì, stanno percorrendo l'ultima curva, Giacomo Giubergia e Daniel Grimaldi che è davanti e va dunque a conquistare il successo. Torna alla vittoria Daniel Grimaldi con il numero 69 per soli 400 millesimi su Giacomo Giubergia, terza posizione per un grande Massimo Abbati davanti a Fabio Radice, Sergio Galbusera, Johannes Zelger e Vito Uzzieri in settima posizione. Che gara, Stefano. Sì, mamma mia, che gara, veramente una gara cardiopalma, una battaglia incredibile, hanno animato un po' tutti, come dicevi tu prima, ci sono stati diversi gruppetti che se ne stavano dando di santa ragione. Bellissima la battaglia, davvero col coltello tra i denti, tra il duetto di testa Grimaldi e Giubergia, che fino alla fine se le sono date, con addirittura un tentativo di sorpasso alla X da parte di Giubergia all'ultimo giro, e un grandioso Massimo Abbati che ha chiuso una gara in terza posizione. Grande anche Bagnariol. Stefano Bagnariol, grandissimo. E dicevo, Massimo Abbati che comunque nelle fasi finali di gara ha dimostrato di avere il passo tranquillamente di quelli davanti, quindi se fosse riuscito a rimanerli davanti, lui girava in 14-6, 14-7 come Grimaldi e Giubergia negli ultimi giri. Sì, ha mantenuto il passo dei grandi. Intanto guardiamo anche quanto sporco, quanti detriti sono stati portati in pista dalle varie escursioni di una gara veramente tiratissima. Sì, infatti è stata davvero una gara super emozionante, super tirata. Abbiamo visto un sacco di fuori pista e al limite, veramente tanto tanto al limite, però sono stati correttissimi, quasi al contatto in più di una situazione, però d'altronde quando si tira veramente si è così tanto al limite, è chiaro che magari una sfiorata ci può anche stare. Sì, assolutamente sì, sempre nei limiti, appunto, come dicevamo prima, della correttezza. Molto molto sportivi tutti i piloti in gara qui a Varano. Per quanto riguarda la Lotus Capitalia, stanno percorrendo le ultime curve prima di rientrare, dove ci sarà Laura Cola nel paddock accanto al podio, pronta per raccogliere le impressioni di Daniel Grimaldi, Giacomo Giubergia e Massimo Abbati, i primi tre classificati. Vediamo un secondo se Laura è già pronta. Sì, ci siamo in attesa, guarda.
Laura, che gara è stata? Te la sei goduta anche tu? Questi attacchi al limite da parte di Giubergia che poi non sono andati a buon fine su Daniel Grimaldi. Sì, esattamente. Questi 4 millesimi di secondo, come dicevi, che alla fine sono riusciti a tenere Grimaldi davanti in prima posizione. Ed ecco, eccoli. I protagonisti che arrivano, Daniel Grimaldi con il numero 69, lo vediamo esultare. Laura, a te. Sì, sì, sto solo aspettando un attimino che esca, ecco, è stato sbrigliato. Daniel super felice che viene a... Com'è andata? Fino all'ultimo ha cercato di infilarsi, eccolo lì, ma niente, eh? Oggi non so cosa aveva, era troppo forte, infatti non avevo altre idee, non sapevo cos'altro fare oltre che chiuderlo, perché veramente ce l'avevo sempre dietro, sempre lava, sempre un musetto a fianco e mi ha fatto sudare tanto, dai, bella gara, mi sono divertito tanto. Ottima, grazie. Andiamo a sentire anche cosa ci racconta Giubergia appositamente. Com'è andata? Fino all'ultimo ci hai provato? Ci ho provato fino all'ultimo, mi ha chiuso tutte le porte, andavamo uguali, quindi era davvero difficile. No, comunque ci siamo divertiti un sacco, quindi va bene così. Guarda, se hai visto, avete fatto divertire un sacco anche noi. Sono contento, sì. Molto felice. Grazie. Ma andiamo anche da Abati, che come si suol dire... Massimo, tra i tre litiganti, no, tra i due il terzo gode? Sì, sì, me la sono vista un po' brutta, però ci sono passati in mezzo. È stato un momento in cui eravate tipo tutti e tre, tu giù? Sì, sì, è stato bellissimo, però dai, emozionante, molto emozionante. La gara è stata tutta intensa, quello è il momento maggiore ovviamente. Sì, la gara è tiratissima, vabbè, si fatica a passare qua a Varano, poi ce l'ho fatta su Zelger. Insomma, dopo c'è stata una bella lotta e ce l'ho fatta, dai. Grazie mille. Grazie. Comunque, come vedete, non è vero che la pista è piccola, sono stati in tre in fila, giusto? I sorpassi sì. non sono neanche impossibili. Sì, sì, a un certo punto ho visto anche forse quattro macchine tutte affiancate, esatto. Quindi hai ragione, sì, sì, la pista non è così piccola. Grazie mille, Laura, e grazie, congratulazioni ancora una volta a Daniel Grimaldi, vincitore di questa seconda manche. Grazie mille anche a Stefano D'Aste per il commento tecnico di questo fine settimana per quanto riguarda la Lotus Cup Italia. Grazie, Stefano. Grazie mille, sono veramente contento di aver sentito le parole di Daniel Grimaldi, dire che Giubergia era veramente... È bello sentire quando un pilota ammette, perché comunque avevamo visto che Daniel era un po' in crisi effettivamente, e ha detto giustamente lui, e oggi era troppo forte, le ho tentate tutte, però poi alla fine gli è arrivato davanti. E poi abbiamo visto che quando Giubergia è stato intervistato ha detto andavamo uguali, e quindi ecco, io quando sento queste cose qui e vedo così tanta sportività tra due avversari che se le sono date così sportivamente di santa ragione in una gara così, mi fa veramente piacere. Questo è lo spirito e le parole che mi piacciono sentire da due che scendono dopo aver fatto una gara grandiosa come quella che hanno fatto. Assolutamente sì, questo è il bello del motorsport e anche soprattutto di questa competizione, dove ricordiamo che proprio Grimaldi e Giubergia si stanno giocando punti importantissimi per il titolo. Esattamente. Bene, vado giù alle premiazioni. E grazie ancora Stefano. Alla prossima. E grazie mille a tutti per averci seguito.